stanotte, al termine di serratissime indagini dirette dal collega che era presente insieme a me stanotte nella caserma dei carabinieri. Il signore in bicicletta è stato identificato e nel corso della nottata ha poi reso prima spontanee dichiarazioni e poi in sede di interrogatorio, con l'assistenza ovviamente del difensore, ha reso piena confessione. L'attività di indagine è stata agevolata dalla collaborazione da parte di due cittadini stranieri regolari sul territorio italiano, che si sono presentati spontaneamente in caserma dei carabinieri e hanno riferito ciò che sapevano, ciò a cui avevano assistito e che avevano notato come strano, e grazie alla loro dichiarazione, all'analisi di tantissime telecamere, è stato possibile tracciare l'intero percorso fatto dal ciclista nella via che è stata poi scenario del crimine, e il cittadino presunto autore del reato, che è un cittadino italiano anche se di origini non italiane, ha poi consentito, dopo aver pienamente riferito in maniera dettagliata i fatti, ha consentito di recuperare, sono stati recuperati pochi minuti fa, mi viene da dire, sia gli abiti che lui indossava e che si sono ricavati dalla visione delle telecamere della serata dell'omicidio, sia dei coltelli, uno in particolare che è già nella disponibilità del RIS e che riteniamo sia il coltello utilizzato per uccidere la signora Sharon. Lo riteniamo in base alla lunghezza, alla larghezza della lama, che è compatibile con i segni riscontrati dal medico legale sul corpo. Il presunto autore è stato sottoposto a fermo, indiziato di delitto di omicidio premeditato. Non siamo in grado di fare una diagnosi di capacità o non capacità di intendere di volere. Certamente non c'è stato alcun movente. I due soggetti, il presunto autore e la signora, non si conoscevano, non ci risulta che si siano mai visti, non hanno mai avuto alcuna relazione, nemmeno casuale. A casellario giudiziale non risulta nulla, in realtà però è pendente in procura un procedimento che è stato definito con avviso di conclusione indagini, che doveva andare in fase di notifica a carico del soggetto per maltrattamenti in danno della mamma e della sorella verso la quale avrebbe puntato alle spalle un coltello. La prima è la data da tergo al torace della donna, e poi, avendo avuto il coltello, essendo stato rimbalzato, allora l'ha colpita a tergo con 3 coltellate. L'arma è stata trovata su indicazioni da lui fornite. Ci è stato indicato il luogo questa notte, mattina insomma, e poi questa mattina stessa i carabinieri sono andati in due momenti a cercare e hanno dapprima recuperato il coltello, che è uno dei coltelli che erano in un ceppo presente nella casa abitata da quest'uomo, e poi hanno recuperato questo un'ora fa, mezz'ora fa, insomma poco tempo prima che noi scendessimo, un sacchetto che contiene i suoi indumenti, le scarpe, insomma elementi che potessero portare poi alla sua individuazione attraverso le telecamere, perché lui è stato trovato vestito in modo diverso, in casa non c'erano quegli indumenti,
ed era stato gettato nel fiume. Quindi sono intervenuti stamattina i sommozzatori e sono riusciti a recuperare il sacco contenente questi indumenti. Non c'è nessun movente religioso, non c'è nessun movente di odio razziale o di terrorismo. Lui non risulta appartenente ad alcun movimento religioso e il movente non c'è sostanzialmente. È stata contestata la premeditazione, che comunque lui è uscito di casa con 4, se non erro, coltelli, e quindi, voglio dire, l'obiettivo è evidente da quello che ha dichiarato, che era di andare a colpire qualcuno, per cui noi abbiamo ritenuto di contestare. Il collega ha contestato la premeditazione e mi ha trovato pienamente d'accordo. Non si è mai notato un atteggiamento, un contegno che facesse supporre che il suo stato mentale in quel momento fosse alterato da assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti d'altro tipo.